Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qua con un video molto diverso dal solito perché questo genere di video non lo porto praticamente mai. Oggi ragazzi sono qua con un recap sulla Weekend League, vi farò vedere tutta la mia Weekend League in un video. Magari in futuro farò più episodi, ma questa volta ragazzi sono qua per analizzare alcune partite specifiche, in particolare le mie sconfitte. E capiremo un pochino se lo script esiste, se è colpa mia, insomma, analizzeremo insieme, vedremo assieme le azioni che ho avuto, i gol che hanno segnato e capiremo un attimino dove sono i miei sbagli e come migliorare. Spero ragazzi che questo video vi possa piacere, lasciate un like se vi piace, arriviamo a 600 like se volete un altro video sulla Weekend League, iscrivetevi, attivate la campanella. E fatemi sapere ragazzi nei commenti come è andata la vostra Weekend League, cosa ne pensate dello script, se pensate che sia colpa nostra quando sbagliamo i gol, dove sia il nostro errore, dove sia l'errore, insomma, voglio sapere il vostro parere, datemi il vostro feedback. E niente ragazzi, adesso vi faccio vedere come sono andate le partite. Ok ragazzi, siamo qua con la prima partita di questa Weekend League, questa qua era la squadra che abbiamo affrontato. La prima partita, ragazzi, è stata una delle partite forse più toste che ho affrontato, nel senso che è stata una di quelle partite che ho fatto veramente fatica a vincere. Ora vedremo assieme appunto le azioni. Questo qua, ragazzi, è il kick-off del mio avversario. Mi soffermo su questo kick-off per farvi notare una cosa. Allora, qua io l'ho difesa bene e recupero subito il pallone. Guardate qua l'errore che faccio. Questo è un errore di disattenzione perché probabilmente in quel momento, mentre ho giocato il kick-off, mi sono tranquillizzato di aver recuperato il pallone e gliel'ho passato rischiando di prendere i gol. Poi qua abbiamo la mia prima occasione della partita, faccio girare la palla, qua con Mbappé cerco una bella finta, me ne vado e qua cerco un tiro a giro che purtroppo viene intercettato dall'avversario, quindi sia che avessi fatto il time finishing o meno questa non sarebbe entrata perché è stato bravo lui a difendere. Poi lui fa questa azione, se ne va molto bene, io gli levo il pallone, però sbaglio perché quando gli ho levato il pallone ho spazzato pensando che non mi avesse ancora preso il tasto per fare il tackle. E purtroppo poi lui la recupera, fa un passaggio davanti. Io quando seleziono il mio Sergio Ramos, la mia difesa, come avete visto, mi è andata in sfascio e niente, quindi poi ho preso gol. 1-0 per lui, ho avuto questa occasione con Neymar, ora andiamo avanti, cerco di creare con Perisic, c'è una serie di finte, me ne vado molto bene, palla per Neymar, tiro a giro fuori. Qua avrei dovuto probabilmente fare il timed finishing. Qua faccio girare il pallone, palla con Neymar, me ne vado di nuovo molto bene. Qua lo salto, non so come ha fatto a non darmi il calcio di rigore, poi fortunatamente mi rimane, Martial sta in piedi, avete visto che ho fatto l'1-1. 1-1 ragazzi, io continuo a creare, continuo a cercare di trovare l'occasione giusta, qua me ne vado bene, aspetto l'inserimento di Perisic, arriva, palla per Perisic, tiro a giro fuori. Ancora una volta l'errore probabilmente è il timed finishing, devo fare il timed finishing perché anche qua adesso gli faccio il 2-1, vado in una posizione di vantaggio, ma se avessi fatto il timed finishing eravamo sul 3-1 e la partita era chiusa. Qua parto da questo punto, ragazzi, perché qua non ho avuto pazienza. Se io avessi avuto pazienza, l'avessi stoppata, mi fossi girato e gliel'avessi data dopo per essermi girato, gli avrei fatto il 3-1, chiusa la partita, nessun contropiede. Invece così gli concedo un contropiede, lui fa girare la palla molto bene. Qua Van Dijk mi va a Olive. Onestamente qua stavo marcando tranquillamente e mi sono preso tipo un mezzo infarto perché non mi aspettavo che la mancasse così. E quindi andiamo sul 2-2. Poi qua ho l'occasione per chiuderla e ho sbagliato perché ho tirato a incrociare invece che fare il tiro a giro sull'altro palo. Qua arriviamo con Kanté, sbaglio pure qua perché Kanté non è forte, quindi andare a cercare un tiro di potenza è sbagliato con andare a giro sul palo. Poi sbaglio un'altra occasione, non mi entra di nuovo. Andiamo ai calci ai rigori e guarda caso, ancora una volta con Kanté. Sbaglio il calcio di rigore decisivo. Quindi inizio malissimo, inizio sullo 0-1. Adesso vediamo la seconda partita. Seconda partita, faccio girare il pallone, molto bene, gol con Perisic subito per l'1-0, faccio girare sempre il pallone, cerco sempre comunque di liberare bene il giocatore, palla dentro per Mbappé, una bella azione, 2-0. Poi andiamo verso la fine della partita dove ho un calcio di rigore, faccio il 3-0 e siamo sull'1-1. Poi questa è la terza squadra che incontriamo questo weekend, vediamo che faccio sempre girare il pallone, io cerco sempre tra finte girare il pallone, di aspettare il momento giusto e dare il pallone. Faccio smarcare Perisic, ma vedo poi Neymar libero, vedo in mezzo Martial, gli do il pallone, gol di testa, 1-0, sti gol sono molto efficaci. Qua una serie di finte sempre per smarcarmi, tiro a giro, gol, 2-0. Anche qua ragazzi io rischio perché questi gol sì li sto facendo, ma qual è il problema? È che facendo così rischio perché non facendo il time finishing, vedremo più avanti che rischi di sbagliare perché io mi aspetto che segnino, sì per carità perché è la posizione giusta per tirare e calciare.
Però non puoi mai sapere se quella volta, quella percentuale, tra l'altro bella squadra quella che incontriamo adesso, non puoi mai sapere se quella piccola percentuale che hai di sbagliare ti porti a sbagliare proprio in quel momento. Magari capita nella partita decisiva dove hai un'occasione e non puoi lasciarla al caso. Quindi noi abbiamo una cosa in più per non lasciarla al caso, ovvero il time finishing, e va usato. Quindi qua facciamo bellissima azione, me ne vado, gol di Martial, 1-0. E andiamo avanti a prendere vittorie. Anche qua 2-0 con Martial, azione costruita molto bene, altra azione che cerco di andarmene con Neymar, qua forse ho preteso troppo, ho sbagliato il passaggio perché avrei dovuto darla a Martial, faccio girare il pallone, alla fortuna che mi ritorna, Mbappé 2-3-0. Questa è un'altra squadra che ho incontrato che non è incredibile ma è costruita abbastanza bene, poi Neymar tiro giro, gol, palo gol, qua lui sbaglia, gli intercetto il pallone, andiamo subito sul 2-0. Dopodiché lui continua a fare questo genere di errori. Qua vediamo che non sa cosa fare. Io lo presso moltissimo. Riesco subito a togliere il pallone. Andiamo sul 3-0. Qua ho cercato di saltarlo perché ho preteso un po' troppo. Punizione. Quest'anno le punizioni si riescono di nuovo a segnare. Quindi segno con Perisic. Ci siamo sul 4-0. Qua si blocca un attimino. Anzi, ragazzi, scrivetemi nei commenti. Anche a voi è capitato che quest'anno ogni tanto succede. Tanto, ragazzi, come vedete, è finita in realtà 13-0. Ho fatto vedere il 12 perché sul 13 si era fermato e non so come ha fatto a non quittare. Comunque, ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche. Ah, aspettate, ci siamo. Questa è la partita, quella chiave. Qua siamo sul 5 vittorie e una sconfitta e incomincio a macinare una partita veramente bene perché la stavo giocando veramente bene. Creo tantissime occasioni e continuo a sbagliarle. Palo, traversa, lui ha la sua prima chance, gol. 1-0 per lui. Questa è stata una partita strana perché come vedete continua, palo, traversa, traversa di nuovo, lui esce, palla per Neymar, tiro, palo e siamo al 55esimo. Davanti con Kanté, la prendo, la respinta, la riprende il portiere, la ripara, poi Neymar al 67esimo, tiro facile, fuori, poi finalmente riesco a fargli l'1-1. Qua, raga, 87esimo minuto, tiro, sbaglio, 93esimo minuto, palo. È qua il mio errore. Se io avessi fatto il time finishing, avrei segnato il 2-1 e lì era chiusa. Perché ok che gli faccio il 2-1 al 108esimo, però guardate poi cosa succede. Ma si può prendere un gol così. Questo sì, questo è un problema. Un gol così non è colpa mia. Qua purtroppo ancora non ho usato il time finishing. Poi qua io ancora faccio un errore. Non ho la pazienza perché era al 120esimo. Ero sicuro fosse finita e prendo questo gol. No, God! No, God, please, no! 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 Bene, sì, ho perso in quel modo. Onestamente, in parte colpa mia, in parte no. Un gol che ho preso non è colpa mia, ma è colpa mia che non ho utilizzato il time finishing. È colpa mia che in alcuni casi non ho avuto pazienza, e su questo va lavorato. Siamo sul 5-2. Io avevo spento il primo giorno. Andiamo al secondo giorno, ragazzi. Questa è la prima del secondo giorno. Qua sbaglio perché pensavo di segnare. Avrei dovuto passarla in mezzo. Qua me ne vado molto bene. Palla per Mbappé. Qua pure non ho fatto il time finishing. Mi devo dare uno schiaffo ogni volta che non faccio il time finishing, cavoli. Poi, queste sono un genere di palle sulla quale mi sto allenando. Qua vedete che boh, non mi dà il calcio di rigore. E quello secondo me era calcio di rigore. Qua sbaglio perché avrei dovuto tirare, invece pretendo e la passo. Qua di nuovo palla in mezzo, cerco di darla a Neymar. Parata assurda, riparata assurda, me lo butta giù, calcio di rigore. Qua non si sa come ha fatto a non entrare, cioè ve lo dico con onestà, non so come ho fatto a sbagliare la respinta e tirare addosso al portiere. Calcio di rigore, cerco di indurlo dalla parte opposta e niente, me lo para. Dopodiché Neymar smette di correre e la prende il portiere. Io vado avanti a cercare di fare gol, costruisco una bella palla, tiro, paratona e poi tiro al volo andato in curva. Palla per Royce, e qua ragazzi ho veramente sbagliato, perché guardate Mbappé, Mbappé si libera, io non l'ho visto, vado addosso al portiere perché aspettavo l'occasione giusta e mi mangio il gol. Qua di nuovo era un'altra occasione, ho avuto fretta, qua con Royce ragazzi esagero col passaggio, lui mi stava marcando il passaggio, ho potuto fare il tiro a giro. Qua di nuovo Neymar, ottima occasione, tiro senza il time finishing e quindi mi tira fuori. Perdo 1-0 anche qua con una sola occasione dell'avversario. E qua avrei tanto, ho tanto da recriminare a me stesso. Dopodiché a quel punto spengo, riattacco un paio di ore dopo, rinizio a giocare. Ho deciso di non usare il time finishing sempre perché comunque sia non mi ci sono allenato abbastanza e probabilmente mi avrebbe portato a fare più errori. Qua
Quindi in quel momento ho deciso che per questo weekend sarei andato avanti a giocare come sapevo, inserirlo quando me la sentivo e continuo, come vedete, a macinare gol, ma gol non dovuti al time finishing. Cerco sempre di costruire azioni in maniera precisa, di andare a segnare come già so. Qualche volta, come vedete, tento di inserire il time finishing, ma principalmente vado sul bianco, che è come non avere il time finishing. Incontro comunque delle squadrette anche decenti, soprattutto visto che siamo all'inizio. Come vedete, segno molte punizioni. Ovviamente non faccio solo questo, faccio anche gli altri tipi di punizioni con i passaggi, alterno per non far capire cosa voglio fare. Qua un bel cross per Martial, stacco di testa, faccio il gol. E qua c'è il quesito, ragazzi, quello su cui voglio parlare. Poi quando ci sarà mi soffermerò sui momenti, sulle partite sulla quale devo dire qualcosa. Ma il punto di domanda è: secondo voi esiste lo script? Secondo voi esiste qualcosa per la quale devi perdere? Io vi dico la mia. Secondo me no. E è un mio parere. Non esiste lo script, ma esiste un'altra cosa. E questa si sa per certo, perché la EA che lo aveva confermato tempo fa, non mi ricordo dove, quando, perché, ma so per certo che esistano tipo dei valori per la quale le squadre magari più scarse in una partita difficile, se segnano, si gasano, i giocatori quindi ti danno l'impressione che vanno di più e magari la CPU ti vince un po' più rimpalli. Esiste una condizione, diciamo, mentale, non è proprio, diciamo, quello che viene definito momentum o quello che viene definito script, ma esiste quella condizione mentale per la quale i giocatori in un certo momento in cui stanno magari giocando male fanno peggio quelli che sono gestiti dalla CPU, oppure magari se esiste quella situazione appunto che segnano al 90esimo si gasano e ci provano a fargli un altro gol. Intanto qua un altro che ha quittato. Qua, se non sbaglio, eravamo arrivati sul 17-3. No, non ancora, my bad, dimenticatelo. E niente, quindi questo è quello che effettivamente, oggettivamente, so che esista. Non so cosa esiste o non esiste, ma a volte ho la percezione anch'io che veramente le partite non le riesco a comandare, nel senso che creo, palo, traversa, tiro, giro, non lo so. Però sapete cosa... Ecco, questo è il 17-3, quindi raga, siamo 17-3, mi mancano 7, no, che cosa dico, 10 vittorie per riuscire a fare il verificato. Quindi devo vincerle tutte 10 di fila, intanto incontro una squadra veramente forte, perché poi ovviamente lui leva il francese. Baggio è assurdo, lui ogni tiro che mi ha fatto con Baggio è stato gol. Qua gli faccio un bel pallonetto e vabbè, lui quitta. Comunque sia, dicevamo, il punto qual è, ragazzi? Sappiamo che esiste questa condizione mentale, che esista lo script o meno, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, a meno che qualcuno lo trova un algoritmo che lo dimostri. Quello che vi posso dire io, è quello che possiamo fare noi, tutti quanti, anche voi, è cercare di migliorare quello che sbagliamo. Se io perdo quella partita che ho preso 6 pali, che avete visto prima, non l'ho persa perché ho preso 6 pali. Io così ragiono, non l'ho persa perché ho preso 6 pali, l'ho persa perché non ho usato il time finishing, perché su 6 pali vi assicuro che un time finishing sarebbe entrato. E un time finishing, in teoria, mi portava a vincere sul 2-1. Poi ho avuto alcune volte che ho avuto fretta, cali di concentrazione, perché comunque sia che i gol sono i rimpalli, sono dei gol casuali, però sono stati gol principalmente dovuti anche a miei errori. Avete visto che vi ho fatto vedere l'azione, che ho sbagliato nella fase offensiva un gol, e allora mi sono preso il contropiede. Se io avessi gestito meglio la palla, non avrei preso il contropiede e non avrei preso gol. E sicuramente sarebbe finita diversamente. Se io avessi usato il time finish, sarebbe finita diversamente. Quindi non so darvi una risposta precisa se esista o non esista lo script. Non lo so e onestamente non mi ci soffermo troppo, perché è una cosa che tanto non posso controllare, qualora esista. Quindi quello che posso controllare sono i miei errori. La settimana scorsa ho cambiato le tattiche leggermente, ho migliorato la fase che sbagliavo difensiva e a centrocampo, ho cercato di migliorare nella fase di concentrazione, ho giocato di più, mi sono allenato e sono migliorato a un punto che sono andato, come vedete, molto vicino al risultato se non avessi perso quelle partite all'inizio. E cosa posso fare ancora invece per migliorare e passare al livello successivo? Usare il time finishing. Qua siamo al 24, ragazzi, e come vedete siamo 24-3. Mancano 3 partite a diventare verificato. Qua io vado avanti, mi manca una vittoria al fuori classe 2. Adesso cercherò la partita successiva. Questa, vedete, ragazzi, che la mia squadra non è ancora al livello delle squadre degli altri pro. Qua incontro Infosysco, che è un giocatore italiano molto bravo, ha uno squadrone assurdo.
Lui si gestisce molto bene la partita, assolutamente l'ha meritata lui, l'ha giocata meglio di me, non trovo scuse. Sono passato in vantaggio io 1-0 segnando un calcio di rigore, poi lui mi ha fatto l'1-1, se non sbaglio mi ha fatto il 2-1 lui, ho avuto un'occasione della Madonna per fare il 2-2 che purtroppo mi sono mangiato malamente perché ho con Lukaku tirato alto, ma è stata l'unica occasione della partita, oltre a quella dell'1-0. Per il resto ragazzi, questa è la mia opinione. Penso che soffermarci troppo sul parlare di script o non script, senza averne comunque una conferma ufficiale, ma anche avendola, cambia ben poco. E secondo me il modo giusto di approcciare questo tipo di partite, e in generale l'ambiente competitivo e quando si vuole migliorare, è cercare di capire quello che sbagli anche in una partita che potrebbe eventualmente essere scriptata. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ora sono sorridente, ma ieri ragazzi, quando ho perso l'ultima partita, ero veramente giù di morale perché dopo averne vinte praticamente 19 di fila, aver fatto il rimontone perché ero partito malissimo, ho fatto il rimontone. Purtroppo arriviamo sul 24-3 che mi mancavano 3 vittorie per diventare verificato. Ho incontrato Sisko che è un ottimo giocatore e purtroppo l'ho persa e andando sul 24-4 ho veramente perso il morale in quel momento. Ieri ero veramente un pochino a pezzi. Però ragazzi, c'è il prossimo weekend, dobbiamo migliorare sulle cose che abbiamo visto, quindi mi allenerò tutta la settimana e il prossimo weekend cercheremo di ottenere questo beneamato 27 per diventare verificati. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia opinione, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!